recente sentenza in cui ha scritto che la verità ha battuto il verosimile 3-0, quanto per parlare di questi referendum della giustizia? Ma io ho sofferto molto nel seguire la vicenda dolorosa di Luciano D'Amico, una vicenda che ha rappresentato purtroppo la prevalenza della verosimiglianza sulla verità. Leggendo con attenzione, probabilmente si potevano anche aiutare le indagini preliminari ad incontrare prima la verità. Tant'è che su questo tema delle indagini preliminari noi dovremmo aiutare l'ordinamento a precisare le regole, a precisare anche le consapevolezze, perché sulla questione delle indagini preliminari noi dovremmo avere un supplemento di consapevolezza da parte di ogni soggetto, di quel segmento che tanto dolore produce. E non vorrei che si pensasse che il dolore iniziale serve anche a rimediare al fatto che molte volte poi, quando si è davanti al confronto dialogico che accade in presenza del giudice terzo, poi tutto scompare, si disintegra. Allora si pretende che sia nella fase iniziale questa specie di distribuzione, di impaurimento, che servirebbe a ripristinare l'ordine precedentemente rotto. È pazzesco se fosse questa la motivazione per cui è un paese molto deglutito dalle indagini preliminari e che fa molta fatica ad arrivare velocemente alle sentenze, quelle della giustizia giusta, della giustizia proporzionata, quella della giustizia che permette la valorizzazione davvero dei fatti e dei fatti misurati e pesati attraverso questo confronto di posizioni che chiamano in causa l'avvocato dell'accusa, che è il pubblico ministero, l'avvocato della difesa e poi la terzietà del giudice, che in Inghilterra porta la parrucca per essere proprio impersonale e spersonalizzato. Io sono la prova vivente che l'ordinamento è capace anche di funzionare. Anche Luciano D'Amico è la prova vivente che l'ordinamento è capace di funzionare. Il punto è escludere il dolore inutile iniziale. Perché Luciano D'Amico, per esempio, è stato privato rispetto all'utilizzo che si poteva fare di lui, della sua bravura, all'interno di questa straordinaria comunità che è quella degli abruzzesi, che chiedevano più diritti, più quantità e qualità nei trasporti, e lui aveva razionalizzato, medicato, risolto le questioni dei documenti contabili, dell'efficienza del funzionamento dei trasporti abruzzesi. A un certo punto però ci è stato tolto, perché una vicenda giudiziaria con la sua rumorosità, con la sua spettacolarità, con la sua distruttività ce l'ha tolto di mezzo. Finalmente è arrivata la sentenza, una sentenza di primo grado e poi validata anche dalla Cassazione. Io mi pongo la domanda, si poteva evitare a monte, facendo valutazioni, prefigurazioni, coltivando la cultura anche del ragionevole dubbio? Si è fatto questo idoneamente per tempo, sapendo che non si aveva a che fare con zolle di carne, ma con progetti di vita di persone? Questo è il punto. Per questo sono un contribuente millimetrico circa la pubblica opinione della giustizia giusta.